Sale a 3.200 il numero delle vittime, 6.500 quello dei feriti del terremoto in Nepal. Si continua a scavare tra le macerie. Crolli e valanghe per le scosse di assestamento. Il paese è allo stremo mentre cominciano ad arrivare gli aiuti. Dispersi 4 speleologi italiani erano in un villaggio di montagna distrutto dal sisma. Tra poco più di 2 ore l'Italicum arriverà in aula alla Camera per l'ultimo esame, ma sulla nuova legge elettorale le opposizioni annunciano battaglia. Forte tensione anche nel PD con l'ex capogruppo Speranza che avvisa: il voto di fiducia sarebbe una violazione del Parlamento. Fiducia o no, senza riforme me ne vado io, replica il Premier Renzi convinto di farcela. Emergenza sbarchi. Oggi in Italia il segretario dell'ONU Ban Ki-moon sulle nave della San Giusto nelle acque del canale di Sicilia incontrerà il premier Renzi e la rappresentante esteri dell'Unione, Federica Mogherini. Ban Ki-moon si è detto contrario ad un coinvolgimento militare. L'obiettivo è salvare vite umane, ha detto il segretario dell'ONU. Domenica di follia nel calcio. A Torino i tifosi granata assaltano il pullman della Juventus, mentre durante la partita una bomba carta lanciata dai tifosi bianconeri ferisce 10 sostenitori granata. La polizia ha arrestato 5 persone. Violenza anche a Bergamo. Il giocatore dell'Atalanta, Denis, ha rotto il naso con un pugno a Tonelli dell'Empoli, che lo avrebbe minacciato di morte in campo. Buongiorno, benvenuti a questa prima edizione del telegiornale della 7, che cominciamo con la situazione che si sta vivendo in queste ore in Nepal. Kathmandu, la capitale, devastata dal sisma, la gente sta vivendo ammassata nelle strade, accampata alla buona nei parchi, manca tutto, manca l'acqua potabile, soprattutto manca il cibo. Gli ospedali sono allo stremo, stanno arrivando gli aiuti internazionali, il numero dei morti è salito in maniera esponenziale, si viaggia oltre 3.200, più del doppio sono i feriti e le scosse di assestamento non danno tregua. Pensate che dal momento del sisma le scosse superiori ai 6,5 gradi della scala Richter sono state 15, 45 quelle superiori ai 4,5. In pratica la terra continua a tremare in maniera molto forte. Vediamo. 3.218 morti, 6.538 feriti. Questo l'ultimo terrificante bilancio del terremoto di 7,9 gradi della scala Richter che sabato scorso ha devastato il Nepal, riducendolo ad un cumulo di macerie. E purtroppo la drammatica contabilità non sembra affatto terminata. La valle di Kathmandu, dove è l'epicentro del sisma, conta infatti 2,5 milioni di abitanti stipati in catapecchie costruite le une sulle altre, una zona difficilissima da raggiungere, già in condizioni normali. La terra intanto continua a tremare e le scosse di assestamento sono violentissime. Ieri, di fatto, il Nepal ha dovuto sopportare un altro forte terremoto di 6,7 gradi della scala Richter. Sciame sismico che rende ancora più complicate le operazioni di soccorso, rallentate anche dalla totale insufficienza di mezzi in campo per estrarre i sopravvissuti dalle macerie. Tendopoli improvvisate sono sorte ovunque, nei ricoveri e negli ospedali mancano la corrente elettrica e l'acqua e le scorte di medicinali e dei generi di prima necessità sono praticamente esaurite. L'aeroporto di Kathmandu è costretto a chiudere in intermittenza a causa delle scosse di assestamento, ma almeno la macchina internazionale della solidarietà è già in moto. L'Organizzazione Mondiale della Sanità si è attivata con l'invio delle prime forniture mediche, il fabbisogno essenziale di 3 mesi di assistenza per 40.000 persone. Secondo l'UNICEF sono poco meno di 1 milione i bambini nepalesi che hanno bisogno di assistenza e la raccolta fondi è partita. Il governo britannico ha messo in campo i primi 5 milioni di sterline per gli aiuti immediati. Anche Stati Uniti, Russia, Francia, Unione Europea, Australia, Pakistan, Nuova Zelanda e Singapore hanno promesso aiuti umanitari e in denaro. A Kathmandu arriverà una squadra inviata dal Fondo Monetario Internazionale per quantificare le risorse necessarie. E la situazione è gravissima anche al campo base numero 1 sull'Everest, quello che è stato spazzato via dalle valanghe. Gli alpinisti morti sarebbero 22.200, mancano all'appello. Anche lì non c'è più acqua, il cibo scarseggia. Gli aiuti stanno cominciando ad arrivare molto lentamente. Tra i vari alpinisti e speleologi sappiamo che mancano ancora all'appello 4 italiani che però al momento del forte sisma si trovavano in un villaggio che poi è stato travolto e spazzato via da una frana. No. Fuck.
La montagna trema e in pochi secondi la valanga travolge il campo base. Neve, rocce e detriti si abbattono su un gruppo di alpinisti che cercano riparo nelle tende. Il tedesco Jost Kobusch riprende tutto con il suo smartphone, documenta quegli interminabili momenti di terrore. Anche sull'Everest il bilancio delle vittime causate dal terremoto resta provvisorio. 22 morti, decine di feriti e un numero ancora indefinito di dispersi. Le operazioni di soccorso continuano senza sosta con l'impiego di elicotteri. La situazione è ancora critica sul versante nepalese. Tra alpinisti e scalatori, in tutto un migliaio, che cercano di tornare giù, cominciano anche a scarseggiare le scorte alimentari. Altri video amatoriali, che in queste ore si moltiplicano sul web, hanno ripreso la caduta delle valanghe provocate dal sisma. In tutto il Nepal le comunicazioni restano molto precarie, difficile avere notizie degli italiani che risultano dispersi, soprattutto turisti la cui presenza è solo in parte censita dai tour operator. C'è grande preoccupazione per un gruppo di speleologi del soccorso alpino, 3 uomini e una donna, tra loro il trentino Oscar Piazza. Erano a Lang Tang, villaggio a nord di Kathmandu, praticamente distrutto dal sisma. I telefoni satellitari non rispondono, altre centinaia di italiani sono stati rintracciati dalla Farnesina. Cercheranno appena possibile di lasciare il paese in una situazione di caos. Mobilitato per l'assistenza ai nostri connazionali, il consolato a Kathmandu, rafforzato in queste ore da un team dell'unità di crisi della Farnesina. Anche la Protezione Civile ha inviato un team di esperti tecnici dei Vigili del Fuoco, specializzati nella gestione di queste emergenze. In azione, naturalmente, tutte le più importanti organizzazioni non governative che coordinano il lavoro di migliaia di volontari. Questo per quello che riguarda il terremoto in Nepal. La politica italiana invece oggi comincia l'ultimo esame in aula della legge elettorale, il cosiddetto Italicum, che sta spaccando all'interno il Partito Democratico. Come sapete, sono forti le resistenze di quella che viene definita la minoranza. Vediamo. Tra poche ore alla Camera la partita finale sull'Italicum avrà inizio, uno showdown dagli esiti davvero imprevedibili, con Matteo Renzi che esaspera ancora di più la posta in gioco. Con o senza fiducia, se l'Italicum non passa sono io che mi dimetterò. Un ultimatum tutt'altro che distensivo, rivolto soprattutto a quella parte della minoranza Dem che non intende partecipare al voto di fiducia e che continua a chiedere modifiche all'Italicum. Uno scontro dunque che non si mitiga alla luce anche delle ultime dichiarazioni di Roberto Speranza, che conferma le dimissioni da capogruppo della Camera. La fiducia sarebbe una violenza vera e propria al Parlamento italiano. Da oggi dunque alla Camera inizierà la discussione, domani il primo snodo con il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità chieste da Forza Italia, e già su questo passaggio si vedrà se il governo blinderà l'esito con il voto di fiducia o lasciando che si proceda a voto segreto. La minoranza Dem tornerà a riunirsi proprio martedì mattina per tentare di decidere una strada comune sul voto di fiducia e sul voto finale alla riforma. Ma la frattura all'interno del PD sembra già tracciata. Bersani, Bindi, Fassina, Civati vengono già messi nel pallottoliere di coloro che non voteranno la fiducia e che voteranno contro l'Italicum. E dunque su area riformista che i mediatori renziani stanno lavorando per tentare di recuperare consensi. Sul fronte delle opposizioni, d'altra parte, cresce pure il malessere. Renzi fa delle pressioni inaccettabili, tuona il capogruppo forzista Brunetta. Se cade il governo non finisce la legislatura. Dal Movimento 5 Stelle l'avvertimento arriva ad Alessandro Di Battista. Ci prepariamo ad azioni e mosse extraparlamentari perché il Parlamento è totalmente esautorato. Mentre il leader di SEL Vendola definisce l'ipotesi della fiducia un'aberrazione ed il segretario della Lega Salvini ostenta indifferenza rispetto all'ultimatum del Premier. Spero che Renzi vada a casa ieri. Se la discussione sulla legge elettorale porterà a questo, ben venga. E poi c'è l'altro fronte caldo del governo, che è quello della riforma della scuola. Sabato manifestazioni ci sono state un po' in tutta Italia contro questa riforma voluta dal governo. La ministra era stata Giannini, era stata contestata alla festa
dell'Unità, è stato indetto uno sciopero per il 5 maggio, tutti gli insegnanti in rivolta contro la buona scuola voluta da Renzi che, come ricorda il Premier, porterà all'assunzione di 100.000 precari. Ma anche su questi numeri ci sono molte tesi divergenti. Vediamo. Il criticatissimo disegno di legge sulla scuola arriverà oggi in Commissione Cultura alla Camera. Si annuncia un iter molto difficile sulla spinta anche delle tante manifestazioni che si sono svolte sabato scorso e dello sciopero di categoria indetto per il 5 maggio. Inoltre fa ancora rumore la contestazione subita dal ministro Giannini giovedì scorso alla festa dell'Unità di Bologna, dove le è stato impedito l'intervento in programma. Nel suo commento ancora la rabbia per quanto subito. Mi hanno insultata, non mi hanno permesso di parlare, come le vogliamo chiamare, squadristi. Viva Dio, solo verbalmente. E poi il ministro determinato aggiunge, la riforma a giugno sarà legge. E del sindacato dice, si è arroccato su posizioni che non guardano al merito. Il mio non è un pregiudizio, è un giudizio. Ma le critiche sul disegno di legge arrivano anche dall'interno del partito del Premier. Stefano Fassina, piccato, dice, inaccettabili le sue parole su insegnanti, maggioranza bullica, minoranza aggressiva, chieda scusa alla scuola. E poi attacca anche l'opposizione di sinistra. La ministra Giannini rispetta gli insegnanti e tutto il mondo della scuola, invece di reagire indispettita ed insultare, si ponga il problema sul perché la sua controriforma produce la rivolta di tutti i protagonisti della scuola italiana, dice il coordinatore nazionale di SEL, Nicola Fratoianni. Tanto che deve arrivare Matteo Renzi in soccorso, che in un tweet scrive «Stiamo assumendo 100.000 precari». Il Premier così interviene su un punto caldissimo, perché tra le questioni al centro dello scontro, l'accresciuto potere dei dirigenti scolastici, la mobilità territoriale, i criteri meritocratici da chiarire, c'è soprattutto la delicata questione di quanti saranno dentro e quanti resteranno fuori, in tutto sono circa 130.000, e di come considerare i cosiddetti idonei dell'ultimo concorso a cattedre, visto che la coperta complessiva resta quella dei 6 miliardi. Un punto, quest'ultimo, su cui fa sentire la sua voce anche l'ex ministro all'istruzione, Gelmini, i governi che si sono susseguiti hanno aperto ulteriori percorsi di abilitazione, aumentando il precariato. La crisi nel Mediterraneo, il segretario delle Nazioni Unite Ban Ki-moon incontrerà oggi la rappresentante della politica estera Federica Mogherini a bordo della nave San Giusti. Entrambi sono ospiti di Matteo Renzi, si parlerà del tentativo di distruggere le barche in Libia prima che partano, ma Ban Ki-moon ha già fatto capire che è un'ipotesi che non lo convince, preferisce che si continui a puntare sul soccorso dei migranti. È la giornata del faccia a faccia tra Lady Pesk Federica Mogherini ed il segretario dell'ONU Ban Ki-moon. L'incontro avverrà a largo delle coste siciliane, accolti da Renzi a bordo della nave San Giusto, dopo che ieri in due interviste hanno dimostrato di avere opinioni molto diverse sull'emergenza immigrazione e sulla decisione dell'Unione Europea di sequestrare e distruggere i barconi dei trafficanti di vite. Per mettere in piedi un'azione militare in acque territoriali libiche, la Mogherini sa di avere bisogno del via libera proprio delle Nazioni Unite, ma Ban non ha fatto mistero di non vedere di buon occhio qualsiasi tipo di coinvolgimento militare in questioni che riguardano l'immigrazione. La ricetta giusta, ha detto in un'intervista, è quella che permette una gestione migliore dei soccorsi. L'obiettivo è salvare vite umane e garantire i diritti dei migranti. La rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Unione ha invece ricordato di avere ricevuto un mandato molto chiaro dagli Stati membri. Distruggere i barconi, ha spiegato la Mogherini, non è un atto ostile contro la Libia, ma un'operazione per smantellare le reti di trafficanti di vite umane. Non solo, a maggio la Commissione presenterà una proposta complessiva sulle politiche migratorie. L'Italia comunque per il momento deve fare fronte all'emergenza sostanzialmente da sola. Per fare il punto il ministro Alfano ha convocato il prossimo 7 maggio un vertice al Viminale con comuni e regioni. Sul tavolo la richiesta di una cabina di regia per distribuire i flussi migratori avanzata dal presidente dell'ANCI Fassino. Nel corso dell'incontro dovrebbe essere anche valutata la proposta di utilizzare le caserme dismesse per ospitare i profughi, proposta che ha già visto l'opposizione della Lega Nord piemontese e del presidente del Veneto Zaia. Andiamo a Milano, mancano 5 giorni all'inaugurazione di Expo, 10 milioni di biglietti già venduti e ieri a Milano è stata inaugurata la nuova Darsena.
È il conto alla rovescia in vista del 1° maggio, il D-Day dell'apertura di Expo 2015, 5 giorni a partire da oggi di fine lavori e ritocchi ai padiglioni fuori e dentro, dopo 18 mesi di lavori, di interruzioni, imprevisti e polemiche. Il commissario unico di Expo, Giuseppe Sala, ha garantito che tutti i padiglioni saranno pronti, anche il padiglione Italia, in ritardo solo l'auditorium e qualche ufficio. Saranno giorni caldi con i sindacati di base e no Expo sul piede di guerra, la questione è il lavoro e contratti. Oggi in programma c'è anche un incontro tra la società Expo con le aziende interinali di ricerca di personale che nei giorni scorsi avevano denunciato la difficoltà nel trovare lavoratori a tempo determinato per coprire centinaia di posizioni ancora libere, dai cuochi ai coordinatori di area. Intanto ieri è stato il giorno della riapertura dell'antico porto di Milano, la Darsena. Il taglio del nastro del sindaco Pisapia e il commissario Sala sembra già la prova generale per l'inaugurazione dell'esposizione universale di venerdì. Anche qui i lavori sono terminati non senza polemiche. La Darsena doveva far parte come approdo finale del progetto originario dell'Expo, quelle vie d'acqua che dovevano portare direttamente da qui al sito di Ropero, ma le proteste dei No Canal e le inchieste della Procura di Milano hanno praticamente bloccato in parte il progetto, modificato in corso d'opera, ma che ha restituito alla città uno dei luoghi più frequentati. E proprio la Darsena sarà una delle mete più vissute dai turisti in arrivo a Milano, quelli che Sala conta staccando i biglietti, 10 milioni, quelli prevenduti fino ad oggi. Ieri il calcio italiano ha dato di nuovo una brutta immagine, non proprio quello giocato ma quello guardato. I tifosi, i cosiddetti ultra, hanno dato ieri battaglia prima, durante e dopo il derby di Torino. Prima l'assalto al pullman della Juve all'ingresso dello stadio, poi una bomba carta lanciata dal settore dei tifosi bianconeri verso la curva granata durante il primo tempo del derby torinese. Ancora violenza a sporcare il campionato di calcio. Il bilancio finale parla di 9 feriti, nessuno grave, ma poteva finire molto peggio, hanno fatto sapere dalla questura. Durissimo il commento del ministro dell'interno Alfano, nessuna clemenza verso i nemici dello sport. Buttare una bomba carta nella curva di uno stadio è un atto eversivo, oltre che premeditato, ha detto il presidente federale Tavecchio. I primi scontri si sono verificati intorno all'ora di pranzo, contenuti dalle forze dell'ordine. Poi l'assalto al pullman della Juve, circondato da alcune centinaia di ultragranata. Lancio di uova, di bottiglie, pietre, una di queste ha mandato in frantumi un finestrino. Nessuna conseguenza per i giocatori, solo un grande spavento. Nemmeno all'inizio della partita ha fermato la violenza, anzi, pochi minuti dopo l'avvio della gara è andata in scena la vendetta juventina con il lancio della bomba carta verso il settore granata, che ha causato 9 feriti. Al momento i tifosi arrestati sono 5, 3 per il lancio di ordigni all'interno dello stadio, 2 per gli incidenti prima della partita. Allegri amareggiato sottolinea una follia portare i bambini allo stadio, mentre l'amministratore delegato bianconero Marotta addossa le colpe sulla stampa. Una giornata cominciata male, già a Bergamo questa volta protagonisti i calciatori di Atalanta Empoli, mega rissa negli spogliatoi. Il capitano atalantino Dennis, che colpisce con un pugno Tonelli dell'Empoli, reo stando alle parole del direttore generale dell'Atalanta Marino di aver minacciato di morte l'argentino e la sua famiglia. Questa è la cronaca della follia ultra e poi c'è la cronaca delle altre partite. Vediamo com'è messa la classifica. Il Napoli torna a credere nel sogno Champions. Il successo per 4-2 in rimonta sulla Sampdoria proietta gli azzurri alla 3ª vittoria consecutiva, a sole 2 lunghezze dalla Roma e a 3 dalla Lazio. La squadra azzurra reagisce da grande formazione all'autorete di Albiol. Nel giro di 3 minuti mandano al tappeto la Samp, una papera di Viviano sul tiro di Gabbiadini e poi un pezzo di bravura di Higuaín, a segno anche sul rigore nella ripresa, dopo che Insigne aveva messo in sicurezza la partita. Per lui, dopo il lungo infortunio, lacrime di commozione ed un messaggio che va dritto al CT Conte. Nel finale Muriel rende meno pesante il risultato. Festa scudetto rinviata per la Juve, festa grande per il Torino che ritrova la vittoria nel derby della Mole 20 anni dopo la doppietta di Rizzitelli. I campioni d'Italia vanno in vantaggio con la solita punizione di Pirlo, ma già prima del riposo si capisce che il cuore granata batte forte. Il pari dal destro di Darmian, innescato da Quagliarella. Nella ripresa sempre loro, ma a parti invertite, confezionano la rete del definitivo 2-1. Alle spalle della Juventus non riesce lo scatto Champions della Lazio, il pienone dell'Olimpico, quasi 50.000 spettatori, non basta per avere ragione del Chievo, che risponde con Paloschi all'11° gol stagionale di Klose.
reti ed emozioni senza sosta in Verona-Sassuolo 3-2. Gialloblu in 10 dopo appena 18 minuti per l'espulsione di Rafael. Ma è ancora una volta Luca Toni il protagonista, decisivo nella ripresa con una doppietta. La Fiorentina conferma le sue difficoltà al Franchi in campionato facendosi battere 3-1 dal Cagliari, non accadeva dal 1972. Ma in zona salvezza i giochi sembrano fatti. Prezioso il pareggio per l'Atalanta 2-2 contro l'Empoli. Niente da fare invece per il Cesena che cede 3-1 in caso di un ottimo Genoa, mentre continua a stupire il Parma con orgoglio e con un rigore di Nocerino batte anche il Palermo. 7:48, dopo di me ci sono Paolo Sottocorona e Alessandra Sardoni. L'informazione continua sul sito della 7 e su Twitter. A voi tutti una buona giornata, ci ritroviamo domattina.